Ravenna. Sono nato in questa città e cresciuto tra le sue mura. Amo tutto della mia città, le sue dimensioni, la storia, il clima variato, il centro, persino l'odore di soia in certe giornate. Non potrei immaginare la mia vita senza... Non riuscirei a immaginare come sarebbe la mia vita se... Non riuscirei a vivere senza... No, è un'esagerazione, riesco benissimo a immaginare qualunque cosa. Beh, in effetti non riesco a immaginare questo inizio, forse dovrei provare con la terza persona singolare, dicono che aiuta. Ravenna era la sua città. Ravenna era la sua città. Ogni strada, ogni particolare apparentemente insignificante suscitava in lui passate emozioni. Ogni pietra delle strade sembrava impregnata di memorie ed esperienze. I riflessi delle luci sulla lastra nera della darsena, la cancellata di San Vitale che tutti gli amanti hanno prima o poi sfiorato nel concedersi un cicchetto al bar Mosaico. Ma non sto mica scrivendo un romanzo. Devo parlare di quello che conosco, delle cose che vedo, è così che si comincia. Tutti i manuali per scrittori lo consigliano. È lì che sta il vero, nelle cose semplici e concrete. Serve un approccio più oggettivo, dati, cifre, numeri. Ecco. Ravenna, superficie 652 km quadrati, altitudine 4 metri, popolazione 157.479 abitanti, 8 monumenti dichiarati patrimonio dell'umanità, occupazione maschile 67%, occupazione femminile 61,3% e, wow, sesta posizione nazionale. Cittadini stranieri 17.190, 4.000 asili, 18 manifestazioni culturali dantesche, 700 rotonde stradali ed una inspiegabile moria dei cinema del centro. No. La storia, come ho fatto a non pensarci prima, ma certo, l'impero, Bisanzio, i veneziani, i francesi, i rasponi, la trafila garibaldina, Dante, Byron, le bonifiche, la diversione dei fiumi uniti, le zanzare, ma che zanzare? L'industrializzazione. Ecco, l'Anic, il villaggio Anic, la Gulli, la Darsena, Antonioni, Deserto Rosso, il Deserto Rosso ricoperto di scheletri ferrosi, alti forni e... No. Edonismo a Ravenna. Edonismo a Ravenna tutti i sabati d'estate. Traffico caotico in cerca di un parcheggio. Spiagge sovraffollate, le urla delle ragazzine. Pile di etilometri. E quando i ragazzi bevono fino al mattino e ubriachi e fatti di droghe ciondolano tra i locali della nostra perla turistica. Al punto che il sindaco ha vietato e i giornali titolano «Basta, è uno scandalo!» I commercianti insorgono e... Oh, mamma mia. È meglio parlare della resistenza, allora. Sì, signori. I pochi sopravvissuti di quell'impresa si ritrovano ora nei circoli e giocano a carte, mentre... No. Passeggiando per il centro, capita a volte di leggere una targa in memoria dei caduti e scoprire che... Gli immigrati. Gli immigrati sono ormai... Cioè persone nate altrove, da dove vivono, in fondo si tratta di questo. Nasci in un luogo e vivi in un altro. Ecco cos'è un immigrato. In fondo anch'io nel mio piccolo, essendo nato a Lugo ma cresciuto a Ravenna, in senso relativo e con le dovute proporzioni, sono un immigrato. Che sto dicendo? Forse dovrei parlare dei paesi limitrofi. Mezzano, Sant'Alberto, San Zaccaria, Marina di Ravenna. O di Mirabilandia, conosciuta in tutta Europa, non proprio in tutta, ma insomma, o dei mosaici, quelli di sicuro conosciuti in tutto il mondo. Ecco sì, puntare sul grosso, sulle cose che ci rendono universalmente simpatici e che attraggono tutti quelli che si precipitano qui in vacanza. La piadina, l'ospitalità, il buon umore, il mare, la città a misura d'uomo e... Fermati un attimo. Dovevi scrivere una introduzione, sei riuscito solo a fare una gran confusione. Chi ci capisce più niente adesso? Non ho le idee chiare e non so cosa dire. Perciò pensateci voi. Dite la vostra,
mettiamo tutto assieme e vediamo cosa salta fuori. Ecco fatto, questa è l'introduzione.